L'acquisto genera valore è lo slogan che sintetizza il progetto Fano al Centro, promosso dall'omonima cooperativa di commercianti fanesi, in collaborazione con la Confesercenti, il comune di Fano, e con la partecipazione di Commons, Motiva Comunicazioni, Welfarebit, Banca di Credito Cooperativo di Fano e Lega Coop Marche. Il progetto, vincitore nel 2020 del bando della Regione Marche per il finanziamento dei centri commerciali naturali, si concretizza ora in un circuito al quale possono aderire gli esercizi commerciali, le aziende, i professionisti, i produttori e gli artigiani che condividono una politica comune di sviluppo delle loro attività, della città di Fano e del territorio. Il valore aggiunto è proprio al momento dell'acquisto. Attraverso la card Fano al Centro, il cliente compra prodotti e servizi e allo stesso tempo accumula denaro, ovvero il cashback, da utilizzare in tutte le attività aderenti al circuito, una sorta di borsellino virtuale che chi compra decide se e quando aprire. È il cliente infatti a stabilire ad ogni nuovo acquisto se aggiungere credito al suo saldo personale o se spenderlo direttamente. La facilità di utilizzo del cashback, inoltre, rappresenta un importante strumento di fidelizzazione. Il meccanismo, insomma, genera un circuito virtuoso che coinvolge esercenti e consumatori e che determina ricadute positive sia sulla città sia sul territorio. Il tutto si realizza con un'idea di marketing territoriale innovativa e socialmente sostenibile che è stata presentata dalla Confesercenti durante una conferenza stampa. Noi di Confesercenti ci siamo occupati di tutta la parte amministrativa, burocratica. Non dimentichiamo che era un progetto misto, ovvero prevedeva investimenti sia del pubblico, quindi del Comune di Fano, sia dei privati, quindi gli esercenti. Quindi noi abbiamo fatto un po' da trade union tra il pubblico, il privato e la Regione Marche. Ad oggi è la cooperativa Fano al Centro che la fa da padrone nello sviluppo del progetto Fano al Centro, cercando nuovi aderenti, promuovendo la propria app, il proprio sito internet e spiegando al meglio il progetto. Quali sono i settori rappresentati? Cioè, vendita al dettaglio, quindi dalla tabaccheria, la macelleria, negozi di ottica, gioielleria, molti bar, ristoranti, ma come dicevo prima ci sono anche professionisti, ad esempio c'è un avvocato, c'è un consulente del lavoro, c'è un'impresa edile, c'è uno psicologo, ci sono delle officine di auto, quindi molto, molto eterogeneo. Vado con la mia Fidelity Card a fare un acquisto presso un'attività che fa parte del circuito e la spesa che io faccio genera cashback, cioè ho un ritorno in denaro, quindi non parliamo di punti, di buoni o qualcos'altro, sono proprio soldi che tornano indietro e vanno a finire nella mia card. Come si acquisisce questa Fidelity Card? La Fidelity Card si acquisisce scaricandola gratuitamente sugli store ufficiali Google e Apple. Si chiama Fano al Centro e è già disponibile, è già pubblicata. Esiste anche una versione cartacea, quindi una tessera fisica, che può essere ritirata nelle attività convenzionate che sono riconoscibili da locandine e vetrofanie esposte nelle loro vetrine. Il cashback, quindi i soldi che ho indietro dalla macelleria, li posso andare a spendere per fare colazione al bar e viceversa, ovviamente. E questo crea un circuito virtuoso. E come viene risarcito l'operatore finale? Allora, il 15 di ogni mese la piattaforma che gestisce, diciamo, tutte queste transazioni, che si sperano saranno tantissime, fa un file di compensazione e quindi la cooperativa, che poi è in mezzo al cashback al cliente finale e ai negozi, attraverso questo file di compensazione vede chi deve avere e chi deve dare e quindi fa una compensazione in modo tale che il mese successivo si riparte da zero. Infine, qual è la percentuale di sconto che può ottenere appunto un consumatore? Dipende dall'esercente che decide in autonomia qual è la percentuale di sconto, anche perché cambiando la tipologia di merce che vende cambiano anche le provvigioni, gli utili che si ha. Ogni esercente può decidere due percentuali di sconto appunto in base ai prodotti o servizi che vende. Diciamo che la media è intorno al 10%, poi c'è chi ci fa il 20%,
tariffe al 5%, ma diciamo che la media finora si sta attestando intorno al 10%.